Bentornati amici e amiche del gameplay su Game Over Size. Sono tra 90, siamo ancora su City Skylines Xbox One Edition, ragazzi. La nostra piccola città sta crescendo, ho messo intanto in pausa. E prima di iniziare a registrare ho fatto qualche piccolo cambiamento. Ho reso questa strada a senso unico, in modo che la gente da qui arriva e scorre libera. Cioè in modo che qui non si crea un blocco di traffico qua. Ho messo qualche casa in più ai bordi. Ho creato questi due blocchi qui. Lì è sempre uguale. Ho notato che c'è già un'azienda che non trova gente, non ci stanno i lavoratori. Ora siamo anche in positivo con i soldi. Ho aspettato che andavano in positivo. E adesso starà a noi fare ingrandire la città. Là, lì da quelle parti ci staranno le industrie. Quindi non andrei troppo a spingere da questa parte. Almeno c'è. Oddio, forse è meglio farle da questa parte qui finché c'è spazio e poi trovare proprio un'altra regione, perché qui alla fine vorrei fare qualcosa di turistico, cioè sembra molto bella questa zona. Poi beh, vedremo insieme, non ci abbiamo tanto dei limiti, non abbiamo limiti, la mappa è abbastanza grande. Allora, poi che volevo fare? Allora, visto che questa strada porta di qua e quella di qua, volevo fare una mezza specie di raccordo come quello che c'è a Roma. Cioè, nel senso che la gente arriva, fa tutto il giro di qua e alla fine ritorna fuori. In modo che tutti quanti poi escono, cioè possono uscire dove vogliono. Potremmo fare anche comprando sta zona e creare altre proprio uscite. Uscite a intreccio come quella lì. Con le sopraelevate, eccetera, eccetera. No, per adesso vorrei allungare queste due stradine qua. Poi, intanto, nei commenti, ragazzi, scrivetemi i vostri consigli. Se avete delle idee, ho visto che posso anche nella versione PC si può cambiare nome alle cose e ai distretti. Quindi, noi daremo i nomi degli iscritti ai vari. Cioè, i nomi che direte voi ai vari distretti o negozi, ragazzi. Quindi, andiamo subito a ingrandire un po' la città. Vediamo se riusciamo a ingrandire sta zona qui. Io la lascerei. Forse lo farei un po' più così a sto punto. Viene un po' un cesso là, ma che ci frega a noi. Noi dobbiamo pensare all'efficienza. All'efficienza, non alla bellezza. Qui invece la strada dovrà fare un altro giro, perché lì abbiamo le fabbriche, quindi passerà qui e dopo si andrà a intersecare con la sopraelevata. Sì, così mi aggusta. Devo dire che mi aggusta. Se ci riesco la farei portare qua. Sì, perfetto, così. Finché ci riusciamo. Finché qua è senso unico, quindi non dovremmo ingrandire più di tanto. Ok. Devo cercare un po' di andare a risparmio. Ok. Andiamo a fare questa. Vediamo se riusciamo a fare una strada dritta. Questa sarà la città delle strade storte, ragazzi. E vediamo a noi è l'efficienza. No, c'è ancora spazio per farlo andare più giù. Quindi qua ci sarà ancora spazio per ingrandirla. E di qua è carina. Di qua dubito che verrà fuori qualcosa di buono. No, cazzo ho fatto. Ho distrutto ciò che non dovevo distruggere. Io ho capito che tu sei triste, però i miei cari concittadini non dovete essere così tristi. Ma più che altro sta strada fatta così qua, non c'è un cazzo. Sto facendo tantissimi soldi. Cerchiamo di smetterla. Questa era in uscita, se non sbaglio, ma tanto l'ho fatta male, mi sa.
Fammi vedere come ho fatto. No, ho fatto. No, qui è per entrare, infatti. Stavo attualmente lì. Per uscire, se ne è tutto un cazzo. Ma si può solo uscire, almeno non si crea traffico. Tanto male che fa, buttiamo giù tutto. Ora cerchiamo di fare un po' più di zone per la gente. Qua non è senso unico, mi sembra. Questa sì, ma questa no. Quindi qua potrebbe proprio crearsi. Però lì ho paura. Quindi andiamo a fare il selettore. Gli ascensori, almeno andare a intracciare, al massimo ci facciamo un parco, qualcosa così. Andiamo avanti, però fa vedere se riusciamo a guadagnare un qualcosa. Vediamo di riprendere anche la zona delle fabbriche. Andate qui. Ma che cazzo, si sono distrutti. Perché? Peccato, stanno abbandonando la zona. Forse perché con strada a senso unico non sono più collegate in qualche modo. Ma che ci sto pensando, ragazzi, è vero. Perché qui ci può entrare da qua. Anche questa qua rimane così, rimane. Ah, perché tu puoi girare, no? È una stronzata ciò. È una vera e propria stronzata questa. Comunque sia, tu ci puoi andare, qua non sei costretto a girare, puoi andare dritto. E ti fai i giretti così in caso, cioè certo, non è il massimo, però. Vediamo se qualcuno ci vorrà ricostruire, se no ci facciamo il parco, ragazzi. Ogni buco va bene per il nostro parco. Cerchiamo di non andare troppo di qua. Ma da qua noi questa strada qua la faremo girare. Qui faremo una cosa così, una sopraelevata, e qua girerà così, per lasciare spazio alle industrie. Veramente tantissima richiesta di industria. Ok. La gente sta andando là. Bene. Stanno diminuendo i soldi che entrano, le nostre entrate. Dobbiamo cominciare a fare veramente più industria. Bell'alba, ragazzi. Il progetto sembra interessante. Un po' storta, però vabbè. Questo è un pochino fatto a cazzo di cane. Dettagli. Però si sembra immersa nel verde. Oh, livello 2, ragazzi. Aspetta, ogni volta che si raggiunge un tot di popolazione si sbloccano nuove cose. Abbiamo sbloccato la scuola, un ospedale, uno smaltimento di rifiuti che bisognerà fare assolutamente subito. Le tasse, varie cose. Per adesso non ci interessano. Le tralasceremo, ragazzi, e ne parleremo in un altro video. Allora, io qui ho un po' di paura.
Perché, ragazzi? Perché? Perché era... Io qua farei direttamente una strada grande a questo punto. Però poi dovrebbe per forza rigirarsi. Perché non ci si può andare. Ho un po' di voglia di voler fare lo smaltimento di rifiuti qua giù. Ma bisogna farlo per forza, perché occuperà tantissimo, tantissimo spazio. Occuperà. E qua non c'entra, sta troppo vicino all'asilo. Che ce ne frega. Ah, gli dà fastidio anche a loro, pazienza. Ragazzi, devono star felici. Quindi a tutti i costi migliorare sta strada o comunque creare altre strade. Che adesso qua diventerà... L'acqua manca? Manca l'acqua. Addirittura. No, ma c'è rama di poco. Minchia. Come ti fa sprecare un capitale tu? Giusto. Anche quello è sensato. Adesso ci dovrebbe stare dappertutto qui. Cioè, c'è dappertutto, è totalmente coperta. Andiamo a coprire anche quest'altra zona. Di città mi ha detto. Totalmente coperto ogni zona. Perfetto, raga. Perfetto. Andiamo a vedere come sta invece la situazione elettricità. Ok, dovremmo tra poco cominciare a costruire un'altra paleolica. L'ospedale costa, ragazzi, 10.000. Questo è fattibile. L'ospedale è fattibilissimo, ragazzi. No, ci hanno ricostruito nel buco. Allora, qui copre bene tutta la city. Mi sembra. Qua copre bene tutta la città. Forse qui creerebbe meno impiccio. Massimo, dai. Questa qua andiamo a fare, tanto stiamo in positivo, ragazzi. C'è un po' felice la gente della city. La scuola costa in verità costa 10.000, anche questo è fattibile, però aspettiamo di far salire i nostri crediti. Che sì, i rifiuti stanno. Dovrei forse farci anche qui una strada a senso unico che porti solo lì. Io ho paura di sta zona di schifezza. Qua invece è tutto il sole. Oh, sole mio. Questa città è bellissima. Oh, richiesta, non me ne ero accorto. Richiesta di qualche negozietto. Il baretto all'angolo è d'obbligo. Faccio per baretto all'angolo. Andrea a farlo qua. Tanto all'ospedale. Alla clinica. All'ospedale. Richiesta assurda. Oh, stiamo in negativo. Cos'è che spreca così tanto? Strada è brutta, ragazzi. Ma andiamo in negativo, andiamo. E qui sarà una sofferenza adesso. Capire il motivo. Negativo stiamo. Allora, c'è un modo per vedere le finanze. Comunque, finché non ci impariamo i tasti. No. Beh, aspettiamo. Senza preoccupare adesso. Sì, ma stanno in netto... Come dire... Proprio il cazzo di pulsante che ci serva.
Cazzo, stiamo perdendo tantissimo. Riesco a trovare un cazzo di tasto che ci apra il menu. Eh no, stavamo procedendo troppo bene. Ecco, ecco, stiamo forse riguadagnando. Sta arrivando gente nuova. Ok, 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 okay. Stiamo andando in positivo. Che devo trovare quel tasto, perché sì, è il tasto con cui si in teoria si chiamano anche. Eccola qua. Economia, andiamo un po' a vedere, a studiare la nostra economia. La sanità. La sanità è stato un duro colpo. Sì, ragazzi, è stata la sanità. Adesso non tocchiamo niente. Se avete consigli sull'economia, ragazzi, da darmi, vi ricordo i commenti sempre attivi. Questi sono prestiti che non ci servono per adesso. E niente, è stata una botta assurda la sanità. Quindi in teoria per fare la squadra dobbiamo aspettare di stare più a 400, perché sennò andiamo a perdere tutto. Andiamo a perdere tutto proprio in maniera assurda. Tutto, c'è spazio anche per un negozietto qui. Ok. Un bel negozio. Ok, credo che basti. Qua facciamo tutto verde a questo punto. Così mi ti trasformi anche tu. Faccio il tempo a mettere che subito ci vanno a costruire sopra. Minchia, fratello. Fratello culatella. Andiamo. Eccoci qua. Più 48. Più 48 è poco, ma è un passo avanti, ragazzi. Più 54. Piano piano stiamo salendo. La città comincia a prendere una forma... un po' astratta, però vabbè, è pur sempre una forma. Cosa, ragazzi, datemi le vostre idee anche architettoniche, diamogli un tocco di classe alla città. Qui come procedo? Chissà che puzza lì, porco di essere. Però così deve essere purtroppo. 79, bene, più passa il tempo e più sta in aumento. 84, ottimo. Sta crescendo tutto, dai. Va bene, su una bella cittadina. Veramente bella. Ok, ragazzi, il video può concludersi qui per oggi. Nel prossimo episodio continueremo a espanderci con la strada e daremo un'impronta un po' più unica alla città. Se ci riusciamo, l'obiettivo nel prossimo video sarà riuscire a fare abbastanza fondi da creare una scuola. Almeno quello, road to school nel prossimo episodio, ragazzi. Perché se no qua la nostra economia va a puttane. Ragazzi, da 390 e Game Over Size è tutto. Io vi ricordo il link in descrizione per supportarci con una piccola donazione, in modo da permettermi di mantenere vivo il canale con sempre nuovi contenuti. Anche perché non me la passo tanto bene senza lavoro, ragazzi, è un casino. Vi ricordo di lasciare un like se il video è stato di vostro fanculo, di vostro di gradimento, di commentare e condividere, raga. Noi ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao.